ciao gente, buon anno, non ve l'ho ancora fatto, io quello di buon anno, quindi buon anno. Sì, è la prima volta in effetti che ti vedo nel video dopo... Quest'anno sì. Eh sì. Allora, oggi vlog, che abbiamo scoperto con gran gioia che vi piacciono veramente tanto, quindi... La grande richiesta, i vlog tornano. Esatto, e quindi oggi alla fine cosa facciamo? Adesso facciamo con calma colazione, sistemiamo un po' casa perché va sistemata. Portiamo giù il Torino, cambiamo le lenzuola, puliamo il bagno. Ci sarebbe da fare anche i pavimenti, ma no, troppo tardi, lo facciamo in tempo. E Torino, adesso andiamo giù, sì. È un po' disperato. No, vuoi giocare? Ah. E niente, poi andiamo a pranzo dai miei genitori. Sì, pranzo dai suoceri. E poi andiamo a vedere delle bancarelle e a cercare libricini. Sì, sì. Oggi è la seconda domenica del mese, quindi c'è qua in zona, ma anche da voi penso. Ogni domenica del mese ci sono delle bancarelle in qualche città. La seconda sono a Legnano, qua vicino a noi, andremo a vederle lì. Bancarelle dell'usato, antiquariato, insomma, classici mercatini che ci sono nei centri città e speriamo di trovare qualche bel libricino. Vi faremo vedere cosa mangeremo a pranzo dai suoceri, da stasera qui da noi. Il solito star track serale, insomma, le solite cose dei nostri esatto. Blog. Quindi insomma, ci aggiorniamo con le prossime clip. Volevo approfittarne di questo momento di pausa per raccontarvi un po' di che cosa sto leggendo. Sempre se lui mi permette di parlare. Mi permette di parlare? No, per lui è il momento della pallina, la sacra pallina gialla. Allora, attualmente ho in corso due letture molto belle, di cui comunque vi parlerò. Una sicuramente ve ne parlerò a fine mese, l'altra appena possibile. La prima di cui vi parlo, quella di cui vi parlerò appena possibile, è Una donna di Sibilla Aleramo. Un libro che, come vedete, è anche un po' vecchiotto, un'edizione un pochettino, cioè con le pagine ingiallite. Ok, io credo di aver appena spaccato la costa del libro, fantastico. Vabbè, comunque è molto vecchio, colpa mia, non dovevo fare questo movimento. Comunque, libro autobiografico dell'autrice dei primi del 1900, e Feltrinelli stesso nella sua quarta di copertina, nella sua trama, lo definisce uno dei primi libri femministi. Infatti, di che cosa si parla? Si parla proprio della condizione della donna nei primi del 1900. Sibilla Aleramo racconta la propria vita da quando è bambina fino a che non si sposa, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo questa donna che è una donna nata nel nord Italia e che poi per varie vicissitudini si trasferiscono al sud e lì conosce il marito che però appunto di cui lei si innamora, ma si renderà conto essere un marito di mentalità chiusa, geloso, che le impedisce di fare molte cose, che le toglie la libertà. E quindi noi vedremo un pochettino l'andazzo di questo matrimonio, cosa farà lei per riscattarsi, e impariamo la storia di questa donna che è veramente una vera e propria eroina del femminismo. È un libro bellissimo, cioè nel senso, non ho letto moltissimo, ma posso dire già che mi sta piacendo tantissimo. Narrazione scorrevole, e io avevo il terrore che fosse invece un libro molto pesante, invece è una narrazione molto scorrevole. Tutto ciò che racconta è interessante, le riflessioni che fa sono molto interessanti e a tratti ti ci puoi rivedere benissimo. Cioè, non è una donna come...
cioè, essendo un'autobiografia, è vera, è proprio una storia vera, è una condizione vera, ci si può immedesimare benissimo. E quindi, insomma, al momento la sto amando la sua persona, il suo modo di pensare, sto amando tutto e al momento non è neanche così pesante, quindi sono molto contenta di averlo cominciato. Tra l'altro il font è bello grosso, lo so che non si vede da qui ma è gigantesco, quindi è abbastanza leggibile senza problemi. Sono veramente contenta. L'altro libro che sto leggendo è It, è da un po' che ce l'ho in lettura, ho letto circa 200 pagine, però appunto sono 1200 pagine di libro, quindi praticamente me ne mancano ancora 1000 da leggere. È bellissimo, io lo sto amando, lo sto apprezzando, se non più ma almeno quanto le trasposizioni cinematografiche che ho amato tantissimo. Come potete vedere dai post-it che ho messo, sono tante le cose che ho sottolineato, tante le cose che mi hanno fatto riflettere. È un libro impegnativo, sì, assolutamente, sia per la mole che per i temi che tratta, le scene che ci sono all'interno, ma devo dire che non pensavo fosse così oggettivamente interessante, così oggettivamente pieno di argomenti che fanno riflettere, e quindi sono molto contenta di starlo leggendo. Attualmente sono arrivata al punto in cui mi ero fermata la prima volta che avevo provato a leggerlo, ma penso proprio che riuscirò ad andare avanti tranquillamente, perché appunto è un libro che ti invoglia proprio a leggerlo. Bello, veramente bello. L'unica cosa che noto, ma c'è anche purtroppo nelle nuove edizioni, è il font, che è microscopico e quindi faccio una fatica boia a leggerlo. Però vabbè, piano piano, poco alla volta, spero di riuscire a finirla per fine mese, ma dubito perché siamo a metà mese e sono solo a 200 pagine. Secondo me lo tirerò avanti anche a febbraio. Però, cioè, vale la pena veramente di essere letto, perché... Aspettate. Vuoi salire? Vai! Opala! A posto, soddisfatto. Dicevo, sono molto contenta di averlo letto. E niente, io adesso mi metto buona buona a leggiucchiare un po', intanto che aspetto che Marco sia pronto, e poi... Poi niente, si va in doccia, cioè mi faccio una bella doccetta, e poi si esce. E andiamo dai miei. Tu però resti a casa, lo sai? Sì, resti a casa. Bello patatone. Eccoci qui, solita inquadratura della macchina. Tutto in viaggio? Sì, stiamo andando a casa dei miei a goderci un bel pranzettino gourmet. Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Da quel che ho capito, io mangerò un bel risottino ai funghi. Sì. Io sono il genero viziato che non vuole risotto con i funghi, quindi si fa fare una bella pasta al ragù. Esatto. Perché sì, a casa nostra siamo tutti vegetariani barra vegani, ma io fuori casa qualche carne. Si dà la pazza gioia. Sì. Però sì, fuori casa, se c'è da mangiare fuori o a casa di qualcuno, non mi faccio bello di mangiarne qualche cosina di carne. Sì, la mangio ancora molto meno rispetto a prima, in effetti anche la mia salute ne ha risentito positivamente di questa drastica diminuzione di carne, però ogni tanto sì, io me lo concedo ancora. Ricordatevi sempre che anche solo diminuirla fa la differenza, anche solo diminuirla aiuta sia voi fisicamente che l'ambiente. Esatto. Mi raccomando, valutate anche voi la possibilità di diminuirla. E niente, siamo qui. Dopo. Ci vediamo a casa dai miei suoceri. Sì. Giorgio. Sì, Giorgio, ciao. Ciao. Dai. Oppure fai quello che vuoi, no? No, niente pupazzi. Sì. Thank you.
Ed eccoci di ritorno da casa dei miei. Fa freddo! Amore. Sì, oggi è una giornata particolarmente fredda, rigida. E chissà quanti gradi ci sono. Ma da 6 gradi, quindi rispetto ai giorni scorsi anche qualcosina in più, però fa freddo lo stesso. Sì, cioè percepiti uno. Sì. E niente, adesso andiamo alle bancarelle, vediamo un po' cos'è rimasto, se c'è ancora qualche libricino. Sì, mi è fatto un po' tardino, però vabbè, dai suoceri e terroni si fa sempre tardi quando si mangia, quindi ormai sono le 4:20, vediamo cosa c'è lì ancora. Beh, finché c'è sole secondo me restano lì le bancarelle. Speriamo. Io ormai ho tipo una sorta di teoria sul fatto che ogni volta che vloggo non trovo mai i libri, quindi anche stavolta, anche se andiamo, secondo me non troverò nulla, però non è detto. Colpa vostra, quindi colpa vostra. No, vabbè, dai, vediamo, non è detto, incrociamo le dita. Sì, speriamo di trovare qualcosa, dai. A tra poco. Ciao. Che buio. Sì. Siamo arrivati, ora ci avviamo alle bancarelle. Speriamo di trovare qualcos'altro oltre al freddo. Sì, fa freddissimo. Vediamo. Il fiume, il ponte. E niente. Ci vediamo alle bancarelline allora. Che bello l'inverno. Oh. Niente bancarelle. No. In compenso, pista di pattinaggio, puzza di fritto. Ciao patatoni. Ciao amore. Vieni, andiamo a casa. Sì, a casa. Ciao. Intanto loro vanno giù a fare la passeggiatina, a prendersi altro freddo. Con il cappottino, ma che bello, che figo sei con questo cappottino. Vabbè, lui. Vieni qua. I giochini non vengono lì. Ah no. Ultimamente ha la mania di portarsi i giochini a casa, vero Tato? Cioè fuori voglio dire. Vero che ti vuoi portare i giochini fuori? Dai, vai a fare la passeggiata, vai. A dopo. Ciao. Nel frattempo io vi riassumo un po' com'è andata. Praticamente, come sospettavo, si è fatto tardi, perché appunto siamo stati dai miei un po' troppo rispetto a quanto preventivato. E niente, praticamente c'erano tutti gli stendisti, insomma tutti quelli delle bancarelle che stavano già alzando tutto, stavano portando via tutto. E quindi stava chiudendo tutto, siamo arrivati troppo tardi, non c'era praticamente più nessuno e quindi niente, vabbè, è andata così, pace, ci riproveremo comunque, ci riproveremo un'altra volta e quindi siamo tornati a casa perché comunque c'è un freddo gelido, andando verso la macchina abbiamo visto anche questa pista di pattinaggio e però appunto troppo freddo, quindi abbiamo voluto restare a casa e ora ci facciamo delle belle tisanine calde, ci togliamo di dosso questo freddo che c'è stato e che ci ha avvolti finora. E niente, noi ci aggiorniamo dopo con altre clip e continuiamo questo vlog molto carino, tranquillo, in questa nostra quotidianità, in questa nostra domenica tipica. Eccoci qui nel momento serale, mentre qualcuno gioca sotto la copertina, sì, qualcun altro si sta sbrodolando di pappa
e qualcun altro sta cuocendo in forno. Oddio, bruciando in forno? No, no, cuocendo. Cuocendosi in forno, sì. Stasera. Sei bravissimo. Grazie, grazie per i complimenti. Stasera torta salata con pasta sfoglia, verdure surgelate fatte in padella precedentemente, tutto in forno. Metà stasera, metà come schiscetta per domani a pranzo. Risultato finale. E ora se magna. Lettorina soffoca. No. Ma uovo fa chi? Cosa stai facendo? Da quanto è che mi stai riprendendo? Ettorino, mi hai rubato la borsa dell'acqua calda? Ci siamo, tutti insieme. Sì, eccoci qua con la nostra cena. Vabbè, sembra che siamo a dieta, ma perché da un po' lo siamo. Siamo ancora provati dal pranzone di oggi dai, sì, dai miei suoceri, quindi ci andiamo leggeri. Esatto, stasera mangiamo una bella torta salata con le verdure. E niente, quindi questa è stata la nostra giornata, giornata carina, molto stancante. Sì, peccato per le bancarelle che siamo arrivati tardi, sì. Sì, 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 è stato un peccato. Vabbè, ci riproveremo, non è la prima e non sarà l'ultima volta. Niente, noi siamo talmente cotti che chiudiamo qui il video, vi ringraziamo per essere stati con noi, fateci sapere tutto quello che volete in realtà. Sì. E anche voi girovagate per i mercatini delle domeniche del mese nei vostri paesini, fatecelo sapere se ci sono anche da voi e quale domenica ci sono. Adesso noi ci guardiamo ovviamente il nostro Star Trek quotidiano. Esatto, stavolta stiamo facendo il rewatch della serie classica. Sì, abbiamo finito Star Trek Voyager, bellissimo, molto. Voyager molto bella, guardatevi tutti gli Star Trek su Netflix, ci dovrebbero essere tutti, quelli più recenti no, però tutte le serie, diciamo quelle pietre miliari ci sono, quindi guardateli tutti. Appunto noi ci stiamo rivedendo la serie classica con Kirk, che ci mancava un po'. È molto bella. Prima di imbarcarci in Star Trek Enterprise, che è la prossima da vedere, sì. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora per essere stati con noi, speriamo di avervi tenuto compagnia. Vi aspetto giù nei commenti, mi raccomando, lì ci sono delle patatine in vista. Sì. Le virtual. Sì. Vabbè. Grazie ancora per l'attenzione, iscrivetevi al canale, ai social e alla prossima. Ciao! Ciao Ettorino, si sta al calduccio con la tua borsetta dell'acqua calda, se non te la mangi. Sei tutto nero, non ti si vede la faccia, eccola, qualcosa si intravede. Ciao!